Io credo che il ringraziamento principale vada rivolto ai militanti della Lega, che rimangono i migliori militanti possibili immaginabili, perché le battaglie le fanno non solo su Facebook, ma le fanno in mezzo alla gente e sulla strada. E un ringraziamento va fatto, lo faccio sempre, perché è d'obbligo, alle forze dell'ordine, che rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza, e credo che un grande applauso anche alle nostre forze dell'ordine, che in condizioni incredibili, senza mezzi, senza risorse, senza strumenti, perché i soldi il governo li dà ai clandestini e non alla polizia, garantiscono la nostra sicurezza. La Lega non molla la presa, ragazzi, sono oltre 10 anni che siamo qua in questo posto, in questa via, in questo quartiere, a difendere i cittadini di Camerlata e a chiedere la chiusura di questa moschea. Già una volta in passato, grazie alla Lega, abbiamo fatto chiudere quella moschea, l'hanno riaperta perché penso di essere più furbi di noi, sotto forma di centro culturale islamico. Se quello è un centro culturale islamico, tu fai cultura. Ma siccome in questo falso e finto centro culturale islamico non si fa cultura ma si prega, un sindaco normale questa moschea la deve chiudere. Lucini, chiuda questa moschea. E siccome Lucini, il sindaco di Como, il Partito Democratico, questa moschea non la chiuderà, l'impegno che noi ci prendiamo è: tra un anno questa moschea la chiude il prossimo sindaco, che non sarà sicuramente un sindaco di sinistra. L'impegno che si prende la Lega nel primo punto del programma elettorale è chiudere questo luogo abusivo, illegale, e probabilmente, non perché lo diciamo noi, ma perché lo dicono i servizi del nostro paese, è anche un posto pericoloso. E quindi noi vogliamo evitare che questo quartiere, che è un quartiere di Come, che è un quartiere comasco, l'ho detto prima, diventi un quartiere ghetto, anzi lo è già, diventi Camerlata, diventi la Molenbeek. Molenbeek è il quartiere di Bruxelles dove hanno arrestato i terroristi, e di Bruxelles e della strage di Parigi. Noi vogliamo evitare che questo quartiere diventi la Molenbeek comasca, perché l'integrazione, lo diciamo ai buonisti di sinistra, l'integrazione si fa rispettando le regole, prima si rispettano le regole. Consapevoli che ci sono dei diritti, ma ci sono soprattutto dei doveri, e tu vieni nel nostro paese nel momento in cui rispetti la nostra cultura, la nostra lingua, la nostra identità, il nostro senso di appartenenza alla società e al mondo occidentale. Hai una casa, hai un lavoro, hai un reddito, contribuisci alla ricchezza del paese, stai qua, non hai nulla di tutto ciò, ritorni al suo paese, perché i soldi della nostra gente servono a garantire i nostri cittadini. Un messaggio a Alfano. Alfano per la prima volta ha fatto qualcosa non di leghista, ma di normale. Ha fatto quello che qualunque ministro di questo paese dovrebbe fare, cioè impedire l'ingresso a un potenziale predicatore d'odio. Un potenziale predicatore d'odio legato alla Fratellanza Musulmana, quindi legato al terrorismo islamico, viene invitato da un'associazione a tenere un tour di preghiere e di formazione per gli imam in Italia e anche in provincia di Como. Abbiamo rotto i coglioni al ministro, e il ministro, di fronte alle proteste della Lega, ha dovuto dire che questo personaggio indesiderato, che altri paesi al mondo avevano respinto alle frontiere, non poteva mettere a piede il nostro paese. E questa è la vittoria non di Alfano, è la vittoria della Lega. Non ci fermiamo però, non ci fermiamo, perché se quel terrorista sarebbe venuto in Italia è perché qualcuno l'ha invitato. Un'associazione, l'Associazione Italiana Islamica Guida Religiosa Imam, quell'associazione con un volantino scritto in arabo, ovviamente per impedirci di capire cosa c'era scritto, ha invitato questo personaggio. Ecco, se un'associazione che tra l'altro partecipa, legata a Lukoi, e che partecipa al tavolo nazionale voluto dal Palo nel 2015, si permette di invitare un predicatore d'odio, che addirittura l'Arabia Saudita ha impedito di mettere piede in Arabia Saudita, vuol dire che questa associazione non predica l'Islam buono, e io non credo che ci sia un Islam buono, un Islam moderato, perché una religione che uccide in nome di un Dio non può essere una religione moderata. Allora questa associazione non può continuare a fare attività e va chiusa. L'ultimo messaggio al Fano: la Lega ha depositato una legge,
una proposta di legge per regolamentare, come ha fatto Roberto Maroni in Regione Lombardia. E facciamo un grande applauso a Roberto Maroni e ai nostri consiglieri regionali che hanno approvato una legge che la Corte Costituzionale ha impugnato solo in parte. La legge oggi è già in vigore per limitare la costruzione delle moschee. Alfano deve approvare una legge che noi abbiamo voluto, che dice che gli imam parlano in lingua italiana, che deve esserci un registro degli imam, perché come io so qual è il prete di casa mia, devo anche sapere qual è l'imam che è presente sul nostro territorio, e voglio sapere i soldi, dove prendono i soldi per tenere aperta questa struttura, chi gli dà i soldi, se sono finanziamenti regolari e tracciabili o se sono finanziamenti che arrivano da qualche giro strano. La Lega non molla, la Lega di popolo, la Lega dei militanti è qua a difendere la nostra terra, ma a difendere la nostra identità. Siamo comaschi e vogliamo rimanere comaschi. Grazie, viva la Lega!